Buongiorno, insieme alla collega Rossella Muroni abbiamo espresso la nostra preoccupazione al Presidente della Repubblica per la situazione che coincide anche con una fase in prospettiva difficile per la nostra economia. Abbiamo altresì confermato la nostra disponibilità, che avevamo già espresso la settimana scorsa, a verificare le condizioni per dare vita ad un nuovo governo di svolta. In questi giorni non abbiamo posto nessun veto e nessuna pregiudiziale sui nomi. Chiediamo però con nettezza e con altrettanta chiarezza discontinuità nell'impianto programmatico del nuovo governo, auspicando quindi che, se ci sarà il nuovo Presidente del Consiglio incaricato, parta, una volta definito il perimetro della nuova maggioranza, con il confronto programmatico che per noi ha priorità rispetto al confronto, pur necessario, sugli interpreti, ovvero sugli organigrammi. Per cui noi siamo qui, abbiamo ribadito la necessità di un governo di svolta, un governo di svolta nelle politiche economiche e sociali, con una lotta alla precarietà e alle diseguaglianze sociali, una lotta senza quartiere all'evasione fiscale e alle mafie, una svolta nelle politiche sull'immigrazione. Crediamo altresì che sia necessaria una nuova stagione di investimenti, di difesa e di rilancio del nostro servizio sanitario pubblico, che necessita di più medici e di più infermieri. Inoltre un governo che affronti con coraggio, determinazione, capacità di innovazione il tema epocale della lotta ai cambiamenti climatici, lanciando un grande piano per la riconversione ecologica della nostra economia e per una difesa dell'assetto idrogeologico del nostro territorio assai fragile. Ovviamente un governo di svolta deve avere come primo atto una legge di bilancio altrettanto di svolta, che apra un confronto serrato con la Commissione, con l'Unione Europea, per ottenere quegli spazi finanziari e quella flessibilità per poter mettere in atto un grande piano di investimenti con un'attenzione speciale al Sud, un meridione che da problema, che da questione meridionale può diventare invece, a nostro giudizio, una grande opportunità di crescita e di sviluppo per l'intero Paese. Deve essere anche, a nostro giudizio, un governo di svolta rispetto al tentativo di riportare indietro le lancette del tempo sul tema delle conquiste dei diritti delle donne, sconfiggendo campagne come quelle del decreto Pillon. In definitiva, quindi, abbiamo riconfermato al Presidente la nostra disponibilità per un governo di svolta, mentre non siamo disponibili ad un governo pur che sia solo per evitare il voto anticipato. Grazie.